prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Padre di tutti, che al di sopra di tutti agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Ora, mi dispiace che non ho fatto abbastanza fotocopie, però se avete seguito chi aveva il foglio e chi ha seguito così, penso che vi avrà colpito questo tema: un solo, un solo, un solo. Paolo dice: comportatevi in maniera degna della vostra vocazione. Questa vocazione non è quella dei preti, delle suore, ma è lo scopo della nostra vita. Cioè, tutti quanti noi abbiamo una vocazione, anche voi, ciascuno tra noi ha una vocazione. Qual è il tuo scopo? Cioè, che cosa sei stato fatto? Vogliamo scrivere? No, no, era per sapere se si poteva scrivere. Sì, sì. 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 E allora così. Dopo scriviamo anche per chi non ha il foglio. Scusate, è colpa mia. Dicevo, ognuno di noi ha questa vocazione. C'è un DNA dentro ciascuno di noi. E c'è un DNA biologico, però in qualche modo potremmo dire che esiste anche un DNA spirituale. Il DNA è quello che fa sì che nella ghianda, in potenza, ci sia già la quercia, se ci pensate. Se noi mettessimo l'uno accanto all'altro, mostrando a un bambino una ghianda e una quercia, come le querce minerarie che stanno anche nei nostri palloni, qua sotto ci sono delle querce bellissime, nessun bambino, nessuna persona, diciamo, senza a prima acchito, potrebbe dire che la ghianda e la quercia sono la stessa cosa. In realtà, nella ghianda c'è il DNA della quercia, che non è solo il codice genetico, è anche lo sviluppo che ci sarà. Ok? Questo per certi versi vale anche per noi. Vale dal punto di vista biologico, in questo codice che è ancora tutto da esplorare, che fa girare la testa ai grandi scienziati, e vale anche dal punto di vista spirituale. Comportatevi in maniera degna di questa vocazione. Dice: con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza. Già queste tre cose potrebbero essere molto molto interessanti, potremmo fermarci su questo. Alunni tre, venite ad ascoltare la conferenza, però sopportatevi a vicenda con umiltà, mansuetudine e pazienza, cercando di mantenere il vincolo della pace. Perché un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Padre di tutti, che al di sopra di tutti agisce per mezzo di tutti. Per sette volte viene ripetuta questa espressione: un solo, un'unica realtà. Ok? È la conferma di quello che vi dicevo nell'introduzione. Paolo scrive a una comunità divisa, ma perché gli uomini sono divisi. Perché ci dividiamo. E invece c'è un solo Dio Padre di tutti. Questo, immaginate se veramente i fratelli palestinesi e i fratelli ebrei, che comunque riconoscono sulla carta, teoricamente, di avere lo stesso Dio di Abramo, cioè noi Gesù Cristo è un profeta più o meno autorevole, per gli islamici Gesù resta un profeta, per gli ebrei no,
o comunque per gli ebrei seri Gesù resta un rabbino interessante, però certamente ebrei musulmani che si combattono anche loro in, cioè in nome della fede, ebrei musulmani che si combattono in nome della fede mi sembra un parolone, i capi politici dell'una e dell'altra parte che usano la religione per far scontrare la povera gente, mi sembra più corretto di così, però dovrebbero riconoscersi come tutti i figli di Abramo, che aveva un solo Dio, padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Guardate se solo questo, no? Fosse messo davvero in pratica, insomma, perché è vero, potrebbe essere molto interessante questa riflessione, è vero che nella Bibbia quella terra lì è promessa ad Abramo e quindi gli ebrei per tutta la vita nel racconto biblico dell'Antico Testamento in modo particolare dovranno scacciare i filistei. I filistei, fol, è la stessa radice che viene a pal, ed è il frigorifero della Philips. Si scrive PH, no? Philips. E filistei e pal, filistea e Palestina in realtà sono la stessa parola. Quindi oggi si ripete quello che è accaduto nella storia biblica. Il popolo di Israele scaccia i filistei che abitavano in quella terra. Abramo veniva dall'Iraq, è arrivato lì e ha incominciato a trovare posto. Poi gli ebrei sono scesi in Egitto per tutta una serie di ragioni, sono tornati sopra e hanno trovato quella terra occupata da altra gente, che erano i filistei. Nel nome... Cosa? Diciamo un po' più complicato, però quello che volevo dirvi è che mentre i filistei effettivamente erano altri popoli, i palestinesi, eppure sono filistei per certi versi come parola, sono figli di Abramo, anche loro, sono fratelli. C'è un solo Dio, padre di tutti, che agisce per mezzo di tutti, opera in tutti, basterebbe questo, no? Paolo, insomma, ci sta cercando, sta parlando dell'unità. Ma come si costruisce questa unità? E qui vengo al dunque. L'unità per alcuni è uniformità. Per Paolo, e in questo mi permetto di dire, forse il cristianesimo è la realtà che maggiormente ha valorizzato il singolo nella sua unicità, Paolo dice: siamo chiamati a essere unità consapevoli che abbiamo doni diversi. Infatti, se è vero che c'è un solo Dio, padre di tutti, che agisce per mezzo di tutti e opera in tutti, versetto 7, a ciascuno di noi, tuttavia, cioè tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Abbiamo ricevuto doni diversi. Chi pratica la messa domenicale, domenica prossima si troverà la parabola dei talenti, dove a un certo punto si dice che a uno diede 5 talenti, un altro ne diede 2, un altro ne diede 3, un altro ne diede 1. Ma perché sei ingiusto? A parte che il talento era una cifra spropositata, quindi pure chi aveva ricevuto un talento poteva stare sistemato per tutta la vita. Ma è vero che abbiamo ricevuto doni diversi in quantità e in qualità. È oggettivo questo fatto. Anche qui, il fatto che dobbiamo avere tutti quanti gli stessi talenti è un'ideologia comunista. Dobbiamo essere tutti uguali. Avere gli stessi diritti è un paio di maniche. Essere tutti uguali non è possibile. Anche perché se ci mettiamo in testa poi questo, diventa molto molto pericoloso, perché quando ti nasce qualcuno meno uguale degli altri, che ne fai? Dove te lo metti? Qualcuno che abbia un pensiero un po' divergente, che gli fai fare? Lo mandi in Siberia, oppure lo mandi a campo di concentramento, oppure lo mandi a Guantanamo,
oppure lo rapisci, lo metti in un sacco e lo butti nell'oceano Atlantico. Questo un po' per par condicio, per dire che i buoni e i cattivi non stanno tutti da una parte e tutti dall'altra. Ok? Quindi abbiamo ricevuto doni diversi, secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Qui Paolo fa in realtà riferimento all'immagine tipica dell'antichità, che era il trionfo dei generali. Quando i generali romani, gli imperatori, Marcantonio aveva conquistato l'Egitto, oppure quando Traiano tornava dalle sue conquiste, l'imperatore organizzava il trionfo. Il trionfo in realtà era una processione in cui camminava quel grande generale, l'imperatore o il console sulla sua biga e dietro portava tutte le cose che aveva conquistato, rubato, trafugato. Anche qui la storia la scrivono i vincitori, quindi i vincitori le avevano conquistate. I perdenti in realtà erano stati rubati, gli schiavi messi in catene. E qui Paolo però usa questa immagine al contrario, perché dice: quando Cristo ascende al cielo, in realtà lascia doni. Qui c'è un'immagine e c'è un rimando al nesso tra ascensione e Pentecoste. Cristo ascende al cielo lasciando doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che scese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. E qui arriviamo a noi, tutta questa introduzione, per arrivare al centro di cui volevo parlarvi. E lui, Cristo, allora dice Paolo, che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. C'è una finalità in tutta questa storia, che è ancora una volta quella dell'unità. Al fine di edificare il corpo di Cristo, che è un corpo, l'immagine del corpo Paolo la usa tante volte, no? Anche i più lontani tra noi, anche chi magari per tante ragioni non vive la vita ecclesiale, avrà sentito dire questa immagine: la Chiesa è come il corpo di Cristo, membra diverse che formano un unico corpo. Queste sono parole di San Paolo, che tra l'altro attingeva al famoso apologo romano della rivolta tra plebei e patrizi, la fuga sull'Aventino, dove poi il romano di turno, adesso non ricordo come si chiamava, diceva: noi siamo tutti insieme, non possiamo dividerci perché siamo membra di uno stesso corpo. Quindi, Venenio Agrippa. Esatto, grazie. Per dire, questa era un'altra, diciamo, immagine comune nell'antichità, l'idea di dover essere non una realtà uniformata, ma un corpo ben compaginato, in cui ci sono diverse membra che però collaborano insieme. E quindi Paolo dice: abbiamo ricevuto diversi doni al fine di edificare il corpo di Cristo, affinché arriviamo tutti all'unità della fede. Ritorno alla parola unità. Ma quello su cui volevo fermarmi di più con voi, visto che dopo non c'è la lezione di giardinaggio, ok, ci ho preso qualche minuto in più, su questa parola, rendere idonei al ministero. È interessante che io adesso sto parlando, voi state ascoltando, non so cosa porterete a casa da questo pomeriggio. Forse dice: che bella spiega che ha fatto il prete. Però poi la vita non cambia. E invece Paolo dice che tutto questo, in realtà anche la Chiesa, dovrebbe servire
a renderci idonei ad un ministero. Dovrebbe servire a rendere ciascuno di noi idoneo a fare qualche altra cosa per gli altri. Questo è il grande tema e questo, se volete, è anche il grande scandalo ecclesiale, cioè i cristiani che vanno in chiesa, ascoltano la parola, ascoltano il Vangelo, tante volte ascoltano il prete, purtroppo, però poi la fede si ferma lì, si blocca lì, no? Come andare al cinema, visto un bel film, però poi è stata una bella serata, però la mia vita non è cambiata, no? Soprattutto non mi viene voglia di cambiare. Questo è il grande limite al tempo come ora, e anche la grande accusa, mi permetterei di dire legittima, a una certa struttura di chiesa. Mentre Paolo dice che Cristo ha donato dei ministeri diversi, dei carismi, dei doni diversi, per abilitare ciascuno al ministero. Guardate, questa parola è potentissima, perché per noi il ministero sostanzialmente è quello dei preti, i ministri ordinati, no? Se proprio così ci possiamo mettere dentro le suore, e se proprio siamo generosi ci mettiamo dentro i catechisti. Ma Paolo non sta dicendo che solo alcuni hanno questo compito. Tutti devono essere idonei al ministero. Quando noi maschietti, perché abbiamo tutti quanti una certa età, abbiamo fatto la visita per il militare, doveva uscire sul cartellino idoneo alla leva. O se venivi riformato, che era la speranza di tanti, però risultavi non idoneo. Come diceva quel tale, chi non è buono con Renu è buono manco parigino. No, però scherzo, naturalmente c'erano persone che avevano malattie, fatiche, insomma. Però devi essere idoneo a qualcosa. Perché se scoppia la guerra, devi essere pronto a difendere la patria. Boh, nella retorica del tempo, ok? Allora, andiamo a vedere quindi a che cosa servono i doni di Cristo. Ciascuno di noi ha ricevuto i doni di Cristo. Allora qui vi ho messo a rendere i doni. Pros catartis mon ton agion hei servono diaconias. Ecco, adesso è tutto più chiaro, no? Allora, Paolo dice, ha dato questi doni, in realtà... vi ho messo il testo greco per chi ha il foglio, per dire, per far capire a volte la difficoltà della traduzione, perché qui dice, l'italiano dice, per rendere idonei i fratelli. Il testo sarebbe, innanzitutto non c'è un verbo, comunque non immediatamente, ma c'è un sostantivo, pros ton katartismon, per l'idoneità, l'idoneità. Catartismon ton agion, per rendere, per l'idoneità dei santi. Agios significa santo in latino. Abbiamo sentito parlare della geografia, no? Che non è la geografia che riguarda i territori, le regioni, ma è l'apostrofo ageografia, perché agios, in realtà agios, dura, significa santo. Allora, la vita dei santi si chiama la geografia. E qui Paolo in realtà ha scritto per l'idoneità dei santi, non dei fratelli. Che tra l'altro per Paolo tutti i cristiani sono santi, non perché se lo meritano, ma per opera della grazia. Tutti sono stati giustificati per fede, no? Però i santi devono fare qualcosa. I santi non sono fatti per stare in una nicchia col collo storto e le mani giunte, ma sono fatti per un servizio, per un ministero. Pros ton catartismon ton agion eis ergon diaconias. Anche qui. Per l'opera
del servizio, della diaconia. Eis ergon. Avete mai sentito l'ergoterapia? L'ergoterapia, che cos'è? Metto i tossicodipendenti a fare l'ergoterapia. In mette a Zappater. Oppure a curare i cavalli, penso a San Patrignano, che aveva una bellissima scuderia, no? Perché se non stai a se non fai niente, in realtà l'ozio è il padre dei vizi. Allora, metterti a far qualcosa è la prima terapia. Imparare a prenderti cura di un giardino, te che non ti sei preso cura della tua vita, è una terapia, l'ergoterapia. Perché devi fare qualcosa, se non fai niente è pericoloso. Un cristiano che non fa niente è un cristiano che facilmente si drogherà. E magari non di stupefacenti, ma magari di qualche altra cosa. Una persona che non fa niente, che potrebbe fare, ben inteso, che potrebbe fare e non fa niente, è una persona in pericolo. È depressa. Depressa. D'altronde, qual è uno degli scopi del nostro stare qui, nell'Unitre, nell'Università delle Tre Età, dovrebbe essere così, no? Sì. È anche quella di sentirci ancora vivi. Nel far qualcosa, nell'ascoltare una conferenza, nell'approfondire un tema, magari addirittura nell'imboccarsi le maniche rispetto a un ergon, è organizzato. Organizzare qualcosa per gli altri è un servizio per gli altri. Allora certamente anche in mezzo a voi c'è qualcuno un pochetto più capace, perché ha avuto dei doni un po', ha avuto dei doni particolari che si mette a servizio, ma la sfida sarebbe che nella Chiesa, nella società, all'Unitre, nessuno è fatto per essere semplicemente consumatore passivo di servizi, ma ciascuno, in misura al dono di grazia che ha ricevuto, è chiamato, è equipaggiato, viene all'Unitre non solo per succhiare, perché sennò rischi di essere un po' passivo, sennò addirittura parassita, ma in realtà per prendere e a tua volta dare. D'altronde, questa è la vita. Un cuore che si muove per sistole e per diastole, cioè che nella diastole si allarga e nell'allargarsi crea una depressione e succhia il sangue, quindi prende sangue dal resto del corpo, nella sistole si stringe e pompa sangue. Immaginate un cuore che dice: se no, ma io mi scoccio di pompare, mi voglio solo allargare. Molte volte mi succede. Purtroppo sì. Cioè, ci fatto un coro tanto, ma chi le dai un coro tanto? No, ma in realtà il cuore deve anche poi stringersi per sputtare fuori il sangue, per darlo. Ok? Questa è l'opera della diaconia, l'opera del servizio. Eis oikodomen, tu somatos tu Christus, per l'edificazione del corpo di Cristo. Bene, allora tutto questo ci è stato dato, tutto quello che siamo ci è dato non per noi stessi, ma per essere idonei a compiere un'opera di servizio. Oh, per chi c'è il foglio, è molto interessante che la parola catartismon, che proviene dal verbo catartizio, in realtà nella Bibbia si traduce almeno in una decina di modi, che significa rendere idonei, come è la nostra traduzione, equipaggiare, perfezionare, unire, mettere in ordine, rafforzare, complementare, riempire, curare, addirittura riparare. Io vengo all'Unitre, per quale motivo? Per quale motivo sei qua stasera? Per ascoltare una bella sfida. Perché non tenevo niente da fare. Piuttosto che guardare la televisione sono venuto qua. Fatto bene, meglio di Maria De Filippi.
meglio di uomini e donne, sicuramente. Sicuramente. Fanno ancora? Purtroppo sì. Meglio di uomini e donne, però in realtà non basta, perché siamo qui per equipaggiarci, per perfezionarci, per unirci, per mettere ordine, per rafforzare, per completare, per riempire, per curare, per riparare. Ok? Beh. Ok, prendiamo un attimo di pausa, di respiro, perché sono adesso le 5, e mi chiedo se c'è qualche domanda, c'è qualcosa che vi è venuto, che è risuonato nel cuore fino adesso, qualcosa, una curiosità,